È un gruppo che si stava avvicinando, si era poi avvicinato obiettivamente a quelli che sono... Scusate. Che sono gli interessi di Olbia, perché questo gruppo che fa capo a dei nostri concittadini, per carità, tutte persone più che rispettabili, però pensavo che sarebbe stato più vantaggioso per Golfaranci dare in mano la gestione del porto a una compagnia che già opera dopo da diversi anni, e noi su queste cose non siamo mai stati d'accordo. Infatti durante tutti i consigli comunali la voce dell'opposizione è sempre stata unanime. Abbiamo sempre detto, in comune esiste dal 1999 una società di gestione portuale creata e voluta dall'allora compianto sindaco Sebastiano Barrera, la quale compagnia è stata strutturata e è stata creata appositamente per poter gestire le economie portuali e far sì che questa ricaduta potesse venire sul paese e non andasse a ingrassare le tasche di pochi cittadini, o comunque ancora peggio andasse a ingrassare le tasche di chi le tasche ce l'ha abbastanza grosse, e mi riferisco alla compagnia di cui parlava prima il sindaco che è riportato sul giornale, che sei vicino a Mimoli. Io a questo signore gli vorrei rispondere: ma tu invece perché ti hai detto i tuoi ideali per i quali ti sei battuto 10 anni fa per creare questa compagnia, e adesso invece prendi armi e bagagli e vai da un'altra parte, tradendo assolutamente quello che erano i tuoi impegni assunti a suo tempo 10 anni fa per creare qualcosa che avrebbe dovuto dare economia al paese? Comunque Golfaranci io penso che non abbia bisogno di beghe personali per essere amministrato, perché in questi anni troppe volte ci siamo contrapposti per puro protagonismo, non penso che sia per interessi personali, ma per puro protagonismo, contrapposti uno all'altro, e le cose non riescono mai ad andare avanti. Ricordo tristemente quando nell'ultima amministrazione si discuteva del parco di Figari, i nostri colleghi di maggioranza ci facevano tacere dicendo: voi non sapete leggere. Allorché dicevamo che sul piano di gestione di Capo Figari c'era scritto a chiare lettere: è fatto divieto di ormeggio e di pesca a 500 metri dalla ferisa di Capo Figari. Oppure si diceva: è fatto divieto alle barche non autorizzate all'accosto a Figarolo. In pratica, con queste parole, gli amici che dicevano che noi non sappiamo scrivere, no, non sappiamo leggere, ma loro purtroppo non sapevano scrivere, perché avevano copiato integralmente questo progetto da un progetto addirittura della regione Abruzzo, con questo loro movimento hanno fatto sì, con questo sistema, che la pesca, la piccola pesca attorno a Capo Figari venisse a essere uccisa, perché così impediscono di fatto la pesca che da sempre il Golfarancino ha praticato in quelle acque. Però ripeto, non c'è bisogno di beghe personali, noi vorremmo andare avanti, proporci come gente seria, volenterosa, che ha voglia di lavorare, senza dare pacche sulle spalle, ma assumendoci le nostre responsabilità. Laddove c'è fare qualcosa di importante si deve fare, laddove una cosa non si può fare non si deve promettere se poi non si può realizzare. È questo che noi non possiamo tollerare. Se noi ci proponiamo è perché tutto quello che possiamo fare, e sarà poco, non lo so come si sarà, però vogliamo che si possa realizzare. Vendere a caro prezzo delle false illusioni, una cosa che non fa parte della nostra volontà, non fa parte della nostra etica, assolutamente. Golfaranci è un problema che ha 1000 problemi, veramente è un paese che ha 1000 problemi, chiedo scusa. Purtroppo abbiamo uno dei problemi più importanti riguardo alla scuola ed è la dispersione scolastica, che è enorme. Siamo uno dei paesi in cui la percentuale di dispersione scolastica in Sardegna è elevatissima. Golfaranci purtroppo tristemente ha provato anche la tragedia della droga, delle nostre famiglie sono state purtroppo colpite da questi tristi eventi, e noi dobbiamo fare sì che i nostri ragazzi già dalle scuole elementari, dalle scuole medie vengano educati a tenere lontano questo demonio, perché è un problema veramente serio, è un problema che purtroppo però si annida laddove ci sono delle sacche sociali che sono deboli, da dove c'è povertà, da dove non c'è sicurezza sociale, da dove non c'è sicurezza di lavoro.
Noi vogliamo che il lavoro col Faranci duri 12 mesi all'anno, come succedeva allorché le navi traghetto arrivarono 40 anni fa, perché il lavoro che ha distribuito la ferrovia è stata una cosa incredibile in questo paese. Ora invece non possiamo andare... Non possiamo andare a illudere i ragazzi che potranno lavorare 3-4 mesi in estate, non ci possono fare niente questi giovani, non potranno acquistare una casa, non possono accaparrarsi una macchina, non possono fare niente perché la banca non gli può dare credito se purtroppo questi giovani hanno un lavoro precario. Quindi quello che deve fare un serio amministratore è far sì che assolutamente il lavoro sia una garanzia come è dettata dalla nostra sacra Costituzione. Per ultimo vorrei aggiungere queste cose e poi finisco perché non voglio togliere tempo ai miei amici. Col Faranci sono convinto che finché non partirà la zona artigianale di cui tanto hanno parlato ma nessuno ha fatto niente, finché non partirà un porto turistico, e io onestamente con il mio vecchio gruppo abbiamo sempre portato come cavallo di battaglia un'idea semplicissima e realizzabile con una spesa minima, basterebbe allineare il lungomare, basterebbe banchinarlo, posizionare dei pontili galleggianti, rendere vivibile il lungomare con qualche attività e il nostro porto è quello che è fatto, senza correre tante idee faraoniche e tante cose che ci ripetiamo da anni ma non riusciamo a realizzare. Ebbene, noi siamo questi, volevamo fare questo per far sì che finalmente questi nostri giovani non dovranno aspettare un anno per poi sentirsi dire a maggio, ad aprile, stai tranquillo, mi sono impegnato. Fra 10 giorni ti chiameranno a lavorare, però fino a settembre, poi finisce. Grazie. Grazie Vito. Allora, una forte caratteristica del nostro gruppo è l'importante presenza femminile. Qualcuno aveva la preoccupazione che non riuscissimo ad arrivare al numero legale per la chiusura della lista, ma io ero tranquilla fin dall'inizio, perché comunque avevamo Isabella che ci assicurava da sola il raggiungimento del nostro obiettivo. Isabella, alzati in piedi, prego, facci vedere la nostra candidata più giovane lì dentro, che se tutto va bene, tra 2 giorni ce la farà conoscere. Isabella parlerà della sua esperienza di artigiana. Isabella. Buon pomeriggio a tutti, vi ringrazio di essere qui con noi, scusate un po' l'emozione, e mi presento. Io mi chiamo Isabella Gamba e sono una mamma di 2 bambini e una terza in arrivo, penso che si veda. Abito a Gonfaranci da 6 anni e mezzo e mi sento legata a questo territorio e alla sua gente, e devo dire che mi sento una golfarancina anch'io. Io mi propongo qui oggi con il mio gruppo di candidati, alcuni come me alla prima esperienza, e alla nostra candidata Gabriella Varchetta, alla quale abbiamo assimilato, devo dire, proprio l'enorme entusiasmo e ne siamo stati contagiati, e sono convinta che insieme possiamo concretamente portare dei benefici a questo paese. Stavo dicendo che mi sento di rappresentarmi insieme ad altri miei candidati e vogliamo migliorare il benessere collettivo di Golfaranci. Io devo dire però anche una cosa, che a seguito di inutili tentativi in questo comune di ricercare un'area per una zona artigianale, sono stata costretta ad acquistare ad Olbia un'area per poter svolgere la mia attività, e pertanto devo dire che il mio impegno sarà dedicato proprio alla creazione e allo sviluppo della zona artigianale, perché questo non accada più. Io penso che il settore artigianale potrebbe diventare un vero polo di risorsa economica, e la mia promessa ed è un impegno ed onestà è derivata e trasmessa da una tradizione paterna di amministrazione comunale che dura da più di 20 anni.
Quindi io vi invito a sostenerci e chiedo il vostro prezioso contributo qui oggi affinché si trasformi in un concreto onorato servizio diretto ai cittadini di Golfo Aranci, di Rudazza e di tutto il territorio.